Cari amiche e cari amici del clan Georgici, ben ritrovati nel nostro Legeo Lab. Questo video l'ho fatto dietro vostre numerose richieste perché ci divertiamo spesso, infatti ne ho qua anch'io a decine, a tagliare delle piante, soprattutto piante d'appartamento, in acqua. Le facciamo radicare e poi ce le dimentichiamo, a un certo punto ci viene in mente che forse sarebbe ora di metterle in piena terra, e oggi vediamo un attimino questo delicato passaggio dall'acqua al vaso. Come principio generale, quello che raccomando sempre a tutti è di evitare di far prosperare troppo le radici all'interno dell'acqua se abbiamo già comunque la convinzione di voler passare queste piante dentro un vaso con la terra. Questo perché il passaggio dall'acqua alla terra è sempre un momento molto stressante per l'apparato radicale. Queste radici che si sono sviluppate in acqua sono molto tenere, devono affondare in un medium, in un mezzo fluido, quindi non solido come il terreno, e si strutturano di conseguenza. Quindi bisogna fare molta attenzione, e vi anticipo già che spesso e volentieri questo esperimento purtroppo non riesce. Prima riusciamo a passare dall'acqua alla terra quando abbiamo i primi abbozzi di radice, e sicuramente più aumentano le probabilità di successo. Ho qua con me oggi diverse talee che hanno diverse epoche. Ce ne sono alcune che hanno fatto un apparato radicale un po' più filamentoso, come questa Tradescantia, la miseria. Sapete che in acqua radica nel giro di 2 o 3 giorni, perché queste le ho messe qualche giorno fa e guardate, hanno già un abbozzo di radici anche piuttosto sviluppate. Ce ne sono alcune che richiedono più tempo, però andiamo a vedere ora come accomodarle tutte. Quindi abbiamo un po' di Tradescantia, abbiamo un po' di Scindapsus Neon, un bel colore giallo lime. Abbiamo anche qualche taleina che avevo fatto da un mini monkey mask, che mi piaceva tantissimo perché aveva questa foglia molto piccolina, e come vedete sono qua da un bel po' di tempo, hanno sviluppato veramente un apparato radicale importante. Vi vorrei far notare questo esperimento che avevo fatto con la Tradescantia, è molto carino perché ho piegato un rametto, anzi forse era già piegato così, ad arco, e ho messo a bagno entrambe le estremità e quindi ha radicato sia da una parte che dall'altra. Qua potrò tagliare in mezzo e ottenere da una talea sola 2 piantine radicate. Una volta estratte tutte le talee dall'acqua possiamo iniziare. Ovviamente utilizziamo un vaso provvisto di fori di drenaggio, ovviamente, e lo andiamo a riempire con del terriccio. Io sto utilizzando il nostro universale One Plus, quindi già dotato di un po' di concime, già dotato di elementi di fertilità, eccetera. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa in un video apposito. Parto adesso con qualche talea di Tradescantia. Questa ovviamente, come potete vedere, ha emesso le radici in più punti, e quindi qua posso addirittura ricavare 2-3 piantine, e quindi vado a fare un'incisione separando con una lametta questa piantina già dotata del suo apparato radicale. E poi qua ho altro materiale provvisto di radici, ecco, posso ulteriormente tagliare. Posso anche a questo punto accorciare la talea se volessi, e questa mi viene buona, la possiamo rimettere poi in acqua e farne un'altra. Il primo modo per mettere a dimora delle talee così ricavate è, una volta riempito il vaso, fare un foro anche con il dito, che sia abbastanza grande e che possa accogliere la radichetta, e poi andiamo ad interrare, andiamo a stringere la radichetta con una leggera pressione intorno, nel suo intorno, in modo che il substrato aderisca bene all'apparato radicale che si sta formando. Allo stesso modo con questa talea possiamo praticare il foro, calare l'apparato radicale all'interno e poi delicatamente
andiamo a chiudere. È una buona pratica quella di mettere più talee all'interno dello stesso vaso, questa è una cosa che si fa spesso in floricoltura in modo da avere più piante che crescono nello stesso vaso, in modo che l'effetto risulti con un bel accestimento, la pianta risulti da subito un pochino ricca in vegetazione. Se ci capita di avere due punti di partenza dall'apparato radicale, come in questo caso, e non vogliamo rinunciare a nessuno dei due, possiamo fare due alloggiamenti contigui in questo modo e andare a calare separatamente gli apparati radicali all'interno del terriccio. Poi, come sempre, andiamo a coprire. Se ci serve altra terra, possiamo tranquillamente prenderla. Ed ecco qua la nostra prima composizione di tradescanze. Tra l'altro, la tradescanza è talmente facile da far radicare che non è una brutta idea prendere il materiale che c'è avanzato, anche se non è ancora radicato, e inserirlo comunque all'interno del vaso. Diamo una bella bagnatura al terreno e cerchiamo di lasciarlo con un pochino di umidità nelle prime 2-3 settimane, in modo che le talee abbiano modo di mantenere idratato questo giovane apparato radicale. Vi ricordo, è un momento un pochino di stress per la plantula. Perfetto, ho terminato il mio vasetto con le talee di tradescanze. Alcune erano già radicate in acqua, alcune erano materiali d'avanzo non ancora radicati che abbiamo messo dentro. Torneremo tra qualche settimana a vedere se il seba ha fatto un buon lavoro e se l'esperimento va a buon fine. Le talee invece di Monkey Mask, come avevamo detto, hanno un apparato radicale già parecchio sviluppato. Possiamo anche adottare un altro metodo, che è quello di posizionare le talee all'interno del vaso e andare poi a inserire il terriccio. È vero anche che quando le radici sono così lunghe si può anche accorciare un pochino la parte terminale delle radici, in questo modo accorciarla un attimino. Non succede nulla con queste piante molto gagliarde a livello di performance di radicazione. Quindi proviamo questo secondo metodo. Ecco, io le congiungo un pochino, le preparo alloggiate dentro il vasetto, immaginando che il livello del terreno andrà a coprire appena sopra la partenza delle radici. Ecco, come vi dicevo prima, il terreno che sto utilizzando è il nostro terriccio OnePlus. Se avete comunque del terriccio di buona qualità in casa, lo potete utilizzare. L'importante, come sempre, è che sia un terriccio leggero, ben drenante, con del materiale grossolano al proprio interno, che possa assicurare, insomma, il minimo sforzo possibile per la ulteriore apertura dell'apparato radicale. Come dicevamo prima, stiamo sbattendo qualcosa che fino all'altro giorno è stato in acqua dentro un mezzo molto più solido, molto più pesante, e quindi potete immaginare un pochino che questo comporti un minimo stress per la pianta. Anche in questo caso, se non siete partiti da un terriccio un po' inumidito, potete dare una leggera bagnatura. Ed ecco qua, anche le nostre talee di Monkey Mask sono a posto. Tra l'altro è appena spuntata una bella fogliolina nuova. Componiamo infine il vasetto con le talee del Pothos. Anche qua vado un attimino ad accorciare l'apparato radicale, che è veramente molto molto importante. E qua ne abbiamo 4 ben sviluppate. Le metteremo magari disposte in maniera abbastanza omogenea all'interno del vaso, in modo che crescendo il Pothos cominci a guardare subito un pochino in tutte le direzioni, dando già un'idea di simmetria, di compostezza, di equilibrio all'interno della pianta, che all'interno dell'insieme di piante che sta andando a svilupparsi. Anche qua quindi potete scegliere l'uno o l'altro metodo. Io in questo caso penso che andrò prima a riempire il vaso di terra, come sto facendo, e poi una piantina alla volta vado ad alloggiare. Quando inserite il terriccio all'interno del vaso, cercate di non pressarlo, cioè lasciatelo veramente molto arioso, in modo che sia molto facile
andare a ricavare un incavo all'interno del terriccio. Perfetto, questo è un po' l'effetto che volevo ottenere, quindi la pianta è già orientata a ricadere un pochino in maniera omogenea da tutte le parti. Diamo la solita bagnatura al terriccio. Perfetto, non ci resta che attendere. Lasciamo sempre, mi raccomando, un pochino di bordo, un pochino di spalla tra il livello del terriccio e il bordo del vaso, in modo che quando poi effettueremo le bagnature successive avremo sempre un pochino di agio per non far tracimare subito l'acqua. Perfetto, dove alloggiare ora i nostri vasi con le talie radicate? Sicuramente le dobbiamo tenere, visto che stiamo lavorando con delle piante da interno, a temperature meglio superiori ai 18-20 gradi, dando loro una buona quantità di luce. Pazientiamo un paio di settimane e vedrete che se le talie restano di un bel colore vivido e non marciscono, l'attecchimento è riuscito. Tollerate pure qualche piccola imperfezione delle foglie. Come dicevo, questo è un momento di stress che tende a manifestarsi a volte con leggere fisiopatie sulla pianta, ma questo non vi deve preoccupare. Se la pianta non ha attecchito, vedrete che questa talea muore completamente. Manteniamo sempre il terreno umido e io penso che già dopo 4, 5, 8 settimane al massimo dovreste trovare l'apparato radicale ben sviluppato, che già si è affrancato. Quando dico affrancato intendo dire che sarà possibile svasare la composizione di talee, facendo sì che il pane di terra rimanga unito. Questo perché l'apparato radicale è andato bene a occupare tutto lo spazio disponibile. Non abbiate comunque fretta ad eseguire questo passaggio. Se svasando la piantina vi accorgete che la terra non è bella compatta, rimettete tutto al suo posto, aspettate ancora un po' di settimane. Sarà poi il momento, quando troverete fitta di radici la superficie della zolla, sarà poi quello il momento eventualmente di andare a rinvasare in un vaso più grande. Mi raccomando, teniamo sempre un pochino di umidità nella terra e quindi controlliamo periodicamente che nel terriccio ci sia sempre un pochino di umidità. La gestione delle piante poi prosegue come per le normali piante d'appartamento. Se temete di avere l'aria un pochino secca, ogni tanto magari diamo anche una leggera vaporizzata. Io sono sicuro che con questo metodo sarete dei provetti moltiplicatori di piante, riuscirete ad ottenere un sacco di bellissimi vasi. Se lo fate nei periodi autunnali, invernali, io penso che per la tarda primavera, per la tarda estate, vi troverete già veramente con delle piante molto complete, con delle piante molto molto floride. Bene Georgici, spero che il contenuto sia stato di vostro interesse. Se così è, lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Le varietà di piante che abbiamo utilizzato, tutti i materiali sono disponibili sul nostro shop online venditapianteonline.it e qua sotto nel nostro blog ho scritto un articolo dove approfondisco un attimino l'argomento. Per il momento dalle Geolab è tutto, io vi aspetto la settimana prossima, il nostro hashtag è sempre lo stesso, Make the Jungle.